ci piace anche quando si parla di economia circolare e poi ci troviamo, come ci saremmo dovuti trovare oggi, a discutere, a difenderci dagli imponenti ampliamenti delle discariche o delle fabbriche che invece vogliono usare le scorie degli inceneratori o del caso di Smeco. Quindi i titoli sono belli, ma di meno quando si arriva alla pratica, e anche questo secondo noi è il caso, perché qui si parla di rigenerazione urbana, bene, però la domanda che ci dobbiamo anche fare è, visto che la popolazione di Cesena non sta aumentando, visto che a Cesena, come già accennava il collega, si parla di almeno 3.500 locali sfitti, visto che si stanno sviluppando altri comparti, il comparto Europa, il campus universitario, che anche quello porterà probabilmente anche degli altri appartamenti, ci chiediamo in questo momento, Cesena ha bisogno, cioè, ma soprattutto ha domanda in questo momento di nuovi immobili che poi non abbiamo capito se veramente il costo è quello sociale. E forse 10 anni fa questo intervento poteva avere senso bloccando altri interventi. Ad oggi, con la crisi del mercato immobiliare che c'è, probabilmente non è attuale. Cioè, quindi a chi serve questo cantiere? Perché se poi questi immobili che vengono costruiti e realizzati rimangono invenduti o non locati, cosa succede a quell'area e chi paga il prezzo di questa operazione? Fra l'altro, se è vero anche, come ho letto sulla stampa, che il Comune concede a garanzia del fondo immobiliare l'eventuale cessione di lotti pubblici destinati a edilizia popolare già previsti. Si parla di un'area edificabile in via di Smana, Pieve Sistina. Ancora, altro aspetto che secondo noi è critico, e si parla di creare 44 unità commerciali, che anche queste rischiano di rimanere sfitte, oppure che diventino accorpate un'altra grande distribuzione, come succede nel quartiere ex Zuccherificio, lì vicino. È un quartiere che è nato come quartiere residenziale, ma in realtà il cuore di questo quartiere poi è un centro commerciale. E quindi, fra l'altro, parlavamo di collegamenti col centro e di distanza dal centro. Diciamo, siamo mediamente vicini al centro e quindi andiamo a fare ulteriore concorrenza al centro. Parliamo di social housing, poi. Il prezzo è fissato 1.850 euro al metro quadro. Ma adesso basta fare un giro sui siti online. Ovviamente non saranno i prezzi di riferimento, ma una veloce ricerca anche fatta questa mattina ci dice, è vero, nel 2013 i prezzi superavano i 2.100 euro al metro quadro. Forse nel 2008, quando si è cominciato a parlare di questo comparto, erano ancora più alti. Oggi no. Oggi siamo su quei prezzi, se non di meno. Questa mattina ho guardato un appartamento in zona ex Zuccherificio, 1.625 euro al metro quadro. Quindi è già social housing. Il social housing esiste già a Cesena. Quindi ci sarà capacità per acquistare questi appartamenti? Secondo noi no. Quindi forse si poteva pensare di incentivare in questo momento interventi di edilizia popolare. Cioè temiamo che alla fine, dietro queste buone intenzioni, che sono buone, però si nasconda alla fine il rischio di un'operazione che è meramente finanziaria. Anche perché, anche qui ne abbiamo accennato in commissione, tramite gara ovviamente, però il fondo che gestirà questa operazione è Fabbrica SCR. Metà Monte dei Paschi di Siena, già oggetto di un salvataggio, e più dell'altra metà di Caltagirone, sui quali, diciamo, ci sono state, chiamiamole chiacchiere. Non vorremmo anche qui che, è successo molto in più in piccolo, si ripetesse la storia del forannonario. Forannonario Cesena, una cosa piccolina, molto bella, siamo andati a fare un'analisi, un finanziamento, un SGR, e alla fine ci siamo ritrovati una cosa che purtroppo non è più viva.